Decorazioni e attrezzi per pasta di zucchero, animaletti per cupcake 2. Ricapitoliamo un po' gli attrezzi e i materiali che ci servono. Ci servirà della pasta di zucchero colorata e bianca, dello zucchero a velo, degli stampini a stantuffo a losanga, una forma per tagliare la grandezza giusta per il nostro cupcake, dei bulini di vario tipo e l'attrezzino per lisciare la pasta. Andiamo quindi adesso a incominciare direttamente con la nostra gallina. Ebbene sì, è il turno della gallina. Adesso avremo bisogno di un po' di pasta di zucchero bianca che andremo a lavorare un pochino per renderla appunto malleabile. Sul piano di lavoro, come abbiamo fatto in precedenza nel video precedente che magari avete perso, di cui vi lascio il link, andremo a mettere un po' di zucchero a velo. Metteremo anche un po' di zucchero a velo sulla pasta di zucchero in modo che nel momento in cui andremo a stenderla col mattarello non vi rimanga attaccata. Stendetela bene, rigirandola di tanto in tanto, e arrivate ad uno spessore di circa 2 mm più o meno. Una volta che avrete ottenuto la grandezza necessaria, andrete a tagliare con un coppapasta, in questo caso come vedete io uso questa forma perché è della grandezza proprio che mi serve, esercitando una bella pressione. In questo caso ci sarà una pressione maggiore perché appunto non è un attrezzo adatto al taglio, però funge lo stesso da stampo e quindi va bene ugualmente. Una volta ottenuto il nostro cerchietto, andremo a togliere l'eccesso dovuto al taglio. Quindi lisciamo bene i bordi o con le mani o con un bulino e andiamo a posizionare il nostro cerchietto sul tavolo sempre con un po' di zucchero a velo. Lo lisciamo con l'apposito attrezzino e avremo ottenuto il nostro dischetto. Adesso non ci resta che cominciare a decorare. Abbiamo bisogno di pasta di zucchero di tre colori, arancione, giallo e rosso. Cominceremo con la cresta e quindi avremo bisogno del colore rosso. Quindi prendiamo una pallina di colore rosso, la amalgamiamo bene fra le dita e la schiacciamo per formare una specie di gettone. Vedete? La schiaccio un pochino e con il bulino, con il taglierino, vado a praticare due incisioni. Una e due. Vedete? Così. Adesso andremo a sagomare proprio queste punte che sono uscite per creare la cresta della nostra gallina. Con la punta delle dita vado ad appiattire e appuntire dando un po' di forma alle punte, vedete? Così. E anche un po' verso la parte bassa. Schiacciamo un pochino, ecco, e questo è il risultato. Basterà sempre mettere un pochino di acqua sulla pasta di zucchero con il nostro bulino e andremo ad applicare così la nostra cresta. Ecco qui un po' di acqua, bene bene, e adesso appoggiamo delicatamente la nostra cresta, sempre un po' sovrapposta, vedete? Un po' sovrapposta al nostro dischetto e l'aggiustiamo un pochino della forma che più ci piace. Una volta che avremo ottenuto il risultato giusto, premiamo un po' ed ecco realizzata la nostra cresta. Adesso andiamo a realizzare il nostro becco. Come vedete usiamo una pallina di colore giallo. Quindi ci serviranno questi tre colori, il giallo per il becco, il rosso per la cresta e poi ci servirà l'arancione per fare le zampette. Sempre con un po' di zucchero a velo sul piano, prendiamo un pezzettino di pasta di zucchero gialla e l'andiamo a stendere ed appiattire leggermente. Sempre ricordate non troppo sottile perché altrimenti si deformerà nel momento in cui andremo a tagliarla. Prendiamo il nostro fedelissimo stampino e andiamo a tagliare la nostra losanga come abbiamo fatto nei video precedenti. Ecco realizzata la nostra losanga, con lo stantuffo viene via facilmente. Adesso dobbiamo realizzare appunto il becco. Dalla losanga che abbiamo ottenuto con il taglierino andiamo a tagliare non al centro ma un po' più su, in modo che rimanga un pezzettino in più, vedete? Che avrà proprio la forma più indicata per il nostro becco. Sempre con un po' di acqua sulla pasta andremo ad appoggiare il becco così ottenuto dalla nostra losanga facendo una leggera pressione ed ecco ottenuto il becco della nostra gallina. Andiamo questo quindi a realizzare le nostre zampine, quindi avremo bisogno della pasta di zucchero di colore arancione. Lavoriamone un pezzettino in modo che sia adatto alla modellazione e prepariamo così la nostra pallina, le nostre due palline di pasta di zucchero. Se ci serve un po' di zucchero a velo per non farlo diventare troppo appiccicoso lo possiamo sempre aggiungere. Quindi lavoriamo le due palline.
Otteniamo una pallina e la schiacciamo leggermente come abbiamo fatto prima. In questo caso però andremo a pizzicare solo da un lato, in modo che abbia questa forma un po' a conchiglia o a ventaglio. Vedete? Pizzico soltanto da un lato, schiaccio un pochino e con il nostro taglierino andiamo a formare le due incisioni come abbiamo fatto prima, però la forma è leggermente diversa. Facciamo le due incisioni e otteniamo questo risultato. Sempre pizzicando con la punta delle dita andiamo ad assottigliare la punta delle tre incisioni, questa volta pizzicando un po' più in modo deciso. Vedete, otterremo questa proprio la forma delle nostre zampette. Facciamo la stessa cosa un po' in velocità per realizzare la stessa zampina di nuovo. E una volta ottenute le nostre due zampine non dovremo far altro che appoggiarle sulla pasta di zucchero come abbiamo fatto in precedenza. Quindi andremo con il bulino a bagnare le zone interessate, quindi dove andremo ad attaccare le nostre piccole zampine. Un po' di acqua e attacchiamo piano piano le zampine. Vedete? Ecco, una e due. Ed ecco ottenute le nostre due zampine. Ovviamente cerchiamo di dare una forma abbastanza precisa alla punta delle zampette. Visto? Molto molto semplice da realizzare. Ma non abbiamo finito. Dobbiamo ancora fare le alette della nostra gallina, altrimenti non sembrerebbe proprio una gallina. Facciamo adesso con un pezzettino di pasta di zucchero bianco altre due palline che andremo a lavorare e a modellare. Ecco, stacchiamo una pallina, la lavoriamo un pochino e come abbiamo fatto prima, se serve la passiamo nella pasta di zucchero proprio perché così non attacchi alle nostre mani, la schiacciamo un pochino. Una volta ottenuto questo piccolo gettone, invece di praticare le incisioni come prima, andremo ad adoperare l'altra parte del bulino, quello con la forma della conchiglia, e andremo ad incidere dopo averla passata un po' nello zucchero. Vedete, proprio in maniera molto molto semplice andiamo a fare questa piccola incisione. Non so se riuscite a vedere, però c'è questa incisione sulle ali. Facciamo la stessa cosa con l'altra pallina e andiamo ad attaccare le nostre alette, una da un lato sempre con l'acqua e una dall'altra. Ecco, realizzate anche le nostre due alette. L'ultima cosa che dobbiamo realizzare sono gli occhietti, e in questo caso andremo ad operare il bulino, ricordatevi, non dritto ma leggermente in obliquo. Facciamo due piccole incisioni, una e due, e con un po' di acqua, vedi, bagniamo le incisioni e andiamo ad aggiungere un pezzettino di colore scuro. Vedete, una pallina proprio piccola. Da questa pallina andremo a prendere le due palline che diventeranno i nostri occhi. Le lavoriamo un pochino e le appoggiamo dove abbiamo fatto i nostri buchini. Con l'aiuto del bulino aggiustiamo e schiacciamo. Una e due. Vedete? Così aggiungiamo tutti e due i pezzetti, schiacciamo e diamo la forma degli occhietti che più ci piacciono. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Se volete l'occhio un po' più deciso, aggiungete un altro pezzettino e andiamo a scurire ancora di più l'occhietto, sempre con l'aiuto del nostro bulino. Ed ecco i nostri occhietti realizzati. Questa è la nostra gallina, vi piace? Continuiamo adesso con la pecorella. Sempre con un pezzetto di pasta di zucchero bianca e con il piano spolverato di zucchero a velo, andremo a lavorare come abbiamo fatto in precedenza per ricavare il nostro dischetto. Quindi lo stendiamo e con il coppapasta andremo a ricavare il dischetto. Come abbiamo fatto in precedenza, facciamo una leggera pressione e giriamo per staccare il nostro cerchio. Ecco qui, abbiamo ottenuto un altro dischetto. Pronto e preparato, lo lisciamo con l'attrezzino e partiamo con la decorazione. Questa volta abbiamo bisogno di questo colore scuro. Andiamo a fare una bella pallina un po' più grande delle altre volte e la scacciamo come abbiamo fatto prima. Vedete? Però deve essere bella alta, deve essere grande. Pizzichiamo solo da un lato per dare questa forma un po' allungata, proprio un po', non dobbiamo essere molto molto sottili, dobbiamo lasciare tutti e due i lati leggermente affusolati. Vedete? Un po' così, un po' appuntiti. E questa è la forma che abbiamo ottenuto, una specie di goccia ma non troppo appuntita da un lato. Ecco qui.
questa è la forma del nostro visino. Andiamo sempre ad applicarlo con l'acqua sul nostro dischetto, così, dove andremo a mettere la nostra faccina, ecco, e appoggiamo delicatamente la nostra pasta facendo un po' di pressione e mettendola nel posto giusto. Vedete? Così, un po' di pressione e abbiamo ottenuto anche il nostro visino. Ecco qua. Quando siete convinti della posizione e della forma, abbiamo terminato il nostro pezzettino e lo passiamo con un pochino questo attrezzino per renderlo un po' più liscio, visto che l'abbiamo lavorato. Con altri due pezzettini di impasto di pasta di zucchero, sempre scuri, andremo a realizzare due palline che schiacceremo e fra le dita e daremo un po' la forma come di una goccia. Ecco, così schiaccio un pochino, vedete? E faccio una specie di goccia, ventaglio, conchiglia, come preferite, comunque la forma è quella. Una volta ottenuta questa forma, vado a posizionarla con l'acqua su un lato della testa e ho formato la prima parte delle orecchie. Vedete? Una piccola pressione e abbiamo ottenuto la prima. Facciamo la stessa cosa velocemente e otteniamo la seconda parte delle orecchie. Adesso dobbiamo completare il nostro musino, quindi andremo a fare due incisioni sempre in modo obliquo per fare il nostro nasino. Ci mancano gli occhi. Con due palline bianche andremo a realizzare gli occhietti della nostra pecorella. Vedete? Le giro un po' nelle mani, do la forma un po' tonda e questa forma andremo ad attaccarla proprio sulla faccina della nostra pecorella, sempre bagnando con un po' d'acqua. Appoggiamo prima una pallina bianca e poi l'altra pallina bianca. Vedete, la lavoro un pochino e l'appoggio così. Con l'aiuto del bulino andrò a fare due piccoli puntini al centro che, oltre a dare questa forma, andranno anche ad attaccare la pasta. Prendo un pezzettino piccolo piccolo di colore e vado a formare due palline che vado a mettere proprio nel buchino che abbiamo fatto con il bulino. Ecco, qui piano piano perché è proprio piccola. E col bulino lo attacco nel posto giusto. Vedete? Adesso si incomincia a vedere l'espressione. Appoggio quell'altro pezzettino di colore e faccio la stessa cosa su quell'altro occhio. Ed ecco ottenuti gli occhietti della nostra pecorella. Adesso con l'aiuto del bulino andremo a smerlare un po' il nostro bordo, in modo da dare la sensazione paffutosa che hanno le pecorelle dovuta alla lana. Facciamo delle incisioni tutti intorno, non c'è bisogno che siate precisi e regolari, l'importante è che diate proprio quella sensazione di lana, ecco, di lana della nostra pecorella. Una volta realizzate queste incisioni, la nostra pecorella sarà terminata. Ecco qui, altre due incisioni qui perché ci piace che si veda un po' in più. Ecco qua. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Vi faccio vedere da vicino la nostra pecorella, guardate quanto è carina. E questa è la nostra pecora. Partiamo adesso con la nostra ranocchia. Ci servirà sempre un dischetto di pasta di zucchero. Non vi faccio vedere di nuovo il procedimento perché comunque l'avete già visto più volte. Prendiamo adesso un altro pezzetto di pasta di zucchero e andiamo a ricavare un cerchio abbastanza spesso. In questo caso deve essere un po' più doppio perché dobbiamo andare a realizzare gli occhi della nostra ranocchia. Abbiamo appunto questa forma abbastanza tonda e appiattita e lo appoggiamo sul nostro tavolo di lavoro. Cerchiamo di essere abbastanza regolari, comunque non vi preoccupate, basterà lisciarlo poi con l'apposito attrezzino e avremo ottenuto il nostro cerchietto. Facciamo la stessa cosa con un pezzetto di colore bianco e l'appoggiamo sopra, premendo un po'. Infine ripetiamo la stessa operazione con un pezzetto di colore invece scuro, in questo caso un po' più ad oliva, un po' più lungo. Con il taglierino andiamo a fare un'incisione proprio al centro di questa realizzazione, di questo gettonone, diciamo. E abbiamo ottenuto i nostri due occhietti. Vedete? Con il bulino andiamo a fare il sorriso della rana. Facciamo due punti, precisamente dritti, questa volta devono essere proprio dritti, non devono essere in obliquo. E dopo aver fatto i due puntini della bocca facciamo anche le narici, nello stesso modo. Formiamo con l'altro bulino anche la bocca
e con l'acqua attacchiamo gli occhietti che abbiamo preparato in precedenza. Con un pezzettino di colore rosso andiamo a fare nello stesso modo anche la lingua, sempre l'appoggiamo con l'acqua ed il bulino ed ecco realizzata la nostra ranocchia, che è molto molto carina con questi occhi in 3D. Ve la faccio rivedere da vicino, vedete com'è carina? Ecco quindi in totale le nostre realizzazioni, la ranocchia, la pecorella e la nostra gallina. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Nel caso vi foste perso l'altro tutorial, vi lascio il link per vedere come abbiamo realizzato anche la mucca, il porcellino e il nostro piccolo pulcino. In coda troverete anche i link agli altri video sulla pasta di zucchero. Spero che tutto vi sia piaciuto, vi saluto, vi do un bacio e alla prossima. Ciao ciao!